Finalmente torno con una nuova videoricetta. Approfitto di un paio di giorni di influenza per dedicarmi un po' al mio canale. In questo caso abbiamo una tarte, diciamo una crostata vegana e super cioccolatosa. Come sempre vi aspetto su Instagram e sul mio blog menomalesongolosa.com, dove trovate la ricetta scritta passo passo. Come prima cosa setaccio la farina con il cacao e con il lievito. Unisco uno a uno alle farine le parti liquide, quindi sciroppo d'agave, olio e acqua. Impasto bene fino a ottenere un panetto liscio e compatto. Stendo la base fino a ottenere una sfoglia fine. La distendo su una tortiera da crostata, oliata e infarinata. Taglio gli eccessi di pasta dai bordi della teglia e bucherello la superficie con una forchetta. La copro con della carta da forno e sopra la carta da forno distribuisco dei legumi secchi, oppure se ce li avete gli appositi pesi in ceramica per la cottura in bianco. In forno a forno già caldo 180 gradi per circa 10 minuti. Poi tolgo la carta forno e i legumi e rimetto in forno per altri 7 minuti circa. Sforno la torta e la lascio freddare completamente. A bagnomaria comincio a preparare la crema, facendo sciogliere la cioccolata con la crema spalmabile alle nocciole e lo sciroppo d'agave. A parte scaldo la panna. Quando sarà calda, ma non bollente, la unisco delicatamente alla cioccolata a bagnomaria e mescolo finché non otterrò una crema liscia e omogenea. Verso la ganache ancora calda sulla base e lascio freddare perfettamente prima di servire. La crema avrà una consistenza solida ma molto scioglievole. Servo con fragole fresche o lamponi per dare un tocco di acidità che renderà la torta ancora più piacevole. Vi do un suggerimento in più: una volta sfornata la base ancora calda, puoi spennellarla con un cucchiaio di marmellata, per esempio di fragole, di lamponi o di albicocche, poi lasciala freddare e completa con la ganache. Anche un cucchiaio di panna montata vegetale non ci sarebbe per niente male. 'Cause in the kitchen I was born.